Nella giornata in cui la Stella festeggia la promozione, il Bacchia Cesenatico si conferma seconda forza del torneo. A domicilio l'avversario di turno si chiama Roncofreddo, altra piacevole rivelazione di questa stagione, anche se nella giornata odierna di fronte alla forza del Bacchia Cesenatico i gialloblu alzano da subito bandiera bianca, ritrovandosi sul doppio svantaggio già dopo soli 13 minuti di gioco. Con l'immagine a quella di Giacomo Alpini passiamo al racconto del match. Giacomo Giunchi, dopo 90 secondi dal calcio d'avvio, lancia il primo campanello d'allarme in direzione ospite. Il pallone si spegne al lato. Dalla bandierina Roncofreddo replica con questa girata in area di rigore a cura di Bacchini. Fabbri non corre rischi. Dalla bandierina invece sul lato versante Giunchi questa volta sotto misura colpisce, come trovando in vantaggio già al quinto minuto, indirizzando la gara a senso unico. Il Roncofreddo reagisce in contropiede, Brigliadori tenta l'effetto sorpresa, Fabbri sulla traiettoria con lo sguardo accompagna la sfera accomodarsi sul fondo. Al tredicesimo i padroni di casa si dimostrano squadra cinica, finta e controfinta sul lato sinistro, attraversano al centro per la volée di Giunchi, 2-0 in partita già in archivio. Al 24esimo Bacchia Cesenatico che previene al tris, Federico Mazzarini trova un raso terra su quale Pollini nulla può, sfera indirizzata nell'angolino, diagonale chirurgico e tanti saluti agli amici e avversari. Da punizione Fiaschini centra la barriera, alza il pallone in direzione Giunchi, l'attaccante appoggia per Mazzarini che sfiora la personale doppietta con Pollini, bravo ad evitare il poker. Prima della chiusura di tempo Guiducci svetta di testa ma manda alto. Nella ripresa le azioni latitano, si parte dopo 60 secondi con Mazzarini che vede chiusa la porta nuovamente da Pollini. Roncofreddo che confeziona la miglior palla gol con l'asse alla Sanni Foschi, numero 20 pennella al centro, il numero 11 l'acrobazia fa il resto, nulla da fare. In chiusura segnaliamo questo colpo di tacco del neo entrato Donati, ribattuto dinanzi alla porta difesa da Fabbri. La gara termina qui con il Bacchia che mantiene saldamente la seconda posizione in graduatoria.